Siamo all'ultima interrogazione, numero 3201 della deputata Giorgia Meloni, concernente iniziative per la promozione di una missione internazionale europea volta a prevenire i fenomeni di immigrazione clandestina. La deputata Giorgia Meloni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. La ringrazio. Presidente Renzi, tra pochi giorni scade il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, che era per noi una grande occasione, diciamo così, per avere maggiore solidarietà da parte delle istituzioni europee di quella che abbiamo avuto in questi anni, in particolar modo perché quando lei ha assunto la presidenza di turno dell'Unione Europea, da leader più suffragato d'Europa, perché gli italiani le avevano regalato una grande risposta durante le elezioni europee, aveva un grande peso. Noi abbiamo sperato che questo potesse cambiare qualcosa. Purtroppo i suoi risultati in Europa, come quelli in Italia, sono abbastanza nulli e lo dimostra proprio il tema dell'immigrazione. Quindi la domanda è abbastanza semplice, Presidente Renzi, è sempre la stessa. Perché anche da Presidente di turno dell'Unione Europea lei non ha fatto assolutamente niente, per esempio, per rivedere quegli accordi di Dublino in forza dei quali si sostiene che un immigrato richiedente asilo deve essere accolto nella prima nazione dell'Unione Europea nella quale arriva, ma non può girare liberamente negli altri 27 paesi dell'Unione e quindi i costi dell'accoglienza sono interamente a carico del primo paese? Perché non avete lavorato, e chiudo, per l'istituzione di presidi dell'Unione Europea a ridosso delle zone di crisi per vagliare a monte le richieste d'asilo? Perché, insomma, sul tema dell'immigrazione in rapporto all'Unione Europea non avete fatto assolutamente nulla? Grazie. Grazie. Presidente Renzi, prego. Signora Presidente, gentili deputati, onorevole Meloni, la sua domanda è particolarmente interessante. Pensando, onorevole Meloni, che ella ha avuto anche la possibilità di sedere nei banchi della sala del Consiglio dei Ministri, questa domanda sul rapporto con il regolamento di Dublino avrebbe potuto farla molto più agevolmente in quella sede, perché vorrei sottolinearlo al Parlamento, che ha senz'altro più memoria di me. Il regolamento di Dublino è stato firmato, la firma era di Scajola e di Maroni, mi pare, nel corso degli anni, con la vittoria politica del governo italiano che, pur di difendere una legge che si chiamava Bossi-Fini, a mio giudizio legge indifendibile ma non così per il governo precedente, volle impedire all'Unione Europea di mettere il naso nelle questioni di immigrazione dei singoli paesi. Quindi, se vogliamo risalire alla storia di questo nostro meraviglioso paese, dobbiamo dire che il regolamento di Dublino l'avete voluto voi e l'avete in qualche modo agevolato voi. Oggi noi, al contrario di quello che avete fatto, di quello che voi avete fatto, onorevole Meloni, abbiamo ottenuto che sui processi di gestione dell'immigrazione vi fosse un maggiore impegno europeo. Io sono d'accordo con lei che questo non è sufficiente, ma è un primo passo. Abbiamo finalmente bloccato quell'atteggiamento che lasciava soltanto in capo a noi, con Mare Nostrum, la gestione dell'immigrazione. Abbiamo cercato di coinvolgere anche i paesi europei attraverso l'operazione Tritone. Naturalmente si può sempre fare di più e meglio, certo sarebbe stato più agevole farlo in passato. Siccome mi rimangono 20 secondi e vedo che in molti casi si fanno interventi a piacere, il Presidente della Camera mi permetterà di rivolgere, al termine di 24 ore molto delicate, un pensiero a uno di questi nostri deputati che siede in quest'Aula, perché, a proposito di verità storica, credo che ciascuno di noi possa pensarla come vuole su tutto, ma accusare il deputato Buccuzzi delle cose di cui è stato accusato ieri è profondamente ingiusto, immorale e mi fa vergognare di tante delle considerazioni che sono state espresse. Ora ha facoltà di replicare la deputata Giorgia Meloni. Colleghi, per favore. Allora, deputata Meloni, prego. Registro, Presidente Renzi, la sua impossibilità di rispondere alla domanda, perché in effetti poco c'era da dire, giacché è vero che la prima stesura degli accordi di Dublino risale a governi precedenti, così come è vero che l'ultima firma sulla revisione degli accordi di Dublino, cioè Dublino 3, porta la firma del suo Ministro degli Interni. Quindi voi avete avuto l'occasione di modificare quegli accordi in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, e avete preferito non farlo, in una condizione politica che, se mi consente, anche nel rapporto col Nord Africa, è un tantino diversa da quella che noi avevamo ai tempi della prima stesura degli accordi.
accordi di Dublino. Aggiungo, in una condizione nella quale avete pensato bene di abolire un reato che esiste in tutta Europa, che era il reato di immigrazione clandestina, giustamente introdotto da un governo di centrodestra, perché era un importante deterrente verso quegli milioni di potenziali persone alle quali voi avete detto che le potevate far venire in Italia per dargli una vita dignitosa che non gli avete potuto garantire, per poi stiparle a Tor Sapienza o a Rosarno nelle tendopoli lager nelle quali fate finta di fare solidarietà. Ma la solidarietà, presidente Renzi, è un'altra cosa. La solidarietà è cooperazione internazionale allo sviluppo. La solidarietà è chiedere all'Europa di distribuire equamente questi richiedenti asilo e di caricarsi i costi di quell'accoglienza. Sa perché? Perché vi sfugge un elemento, e cioè che l'immigrazione incontrollata non incide sulle fasce alte della popolazione, e chiudo, Presidente, incide sulle fasce deboli, incide sulle migliaia di disperati italiani che voi fate finta di non vedere, incide sui cittadini di Tor Sapienza, sui malati di Alzheimer dei quali chiudete i centri per convertirli in centri dell'accoglienza degli immigrati, su quelli che non potranno accedere a una casa popolare e su tutti quegli italiani che voi colleghi, fate finta per di favore, non vedere. Deputata Meloni, può concludere? È finito il tempo. Bisogno di solidarietà per favore, la lingua. Grazie. Allora, colleghi, per favore, è esaurito lo svolgimento delle interrogazioni.